Casa De Lorenzo rinasce lo scudo crociato, quali gli obiettivi per il futuro? Sì, siamo ripartiti da Avellino con la presentazione di una lista al Comune alle ultime amministrative del 10 giugno, che ha ottenuto un discreto successo, attorno alla quale si è creato un po' di entusiasmo, molta gente nuova si è avvicinata, gente da altri partiti, sia dal centro-destra che dal centro-sinistra, veramente anche dal PD, si stanno avvicinando, stanno aderendo, stiamo parlando un po' con tutti. Poi è stato deciso a Roma di creare una federazione tra le 15 sigle che si rifacevano alla Democrazia Cristiana, cominciando da Rivoluzione Cristiano dell'onorevole Rotondi, onorevole Rotondi che poi ha ricevuto il coordinamento, diciamo, e il mandato per portare questa federazione al congresso entro la fine dell'anno. Si attende anche l'UDC dell'onorevole Cesa che dovrebbe aderire, come lo stesso onorevole Cesa ha dichiarato in campagna elettorale proprio qui ad Avellino, e il Consiglio nazionale che si terrà lunedì dovrebbe deliberare l'adesione alla federazione di centro Democrazia Cristiana anche dell'UDC. Ecco, andiamo un attimino ad analizzare la situazione amministrativa della città di Avellino. Avete dato appoggio al sindaco Ciampi, ma si chiede adesso trasparenza. Sì, a parte trasparenza e coinvolgimento, si chiede di lavorare per la città, di tornare a lavorare per la città dopo 5 anni in cui lo si è fatto poco. Sappiamo che questa amministrazione, un po' per motivi loro interni, non è stata molto attiva, non si è occupata troppo dei problemi della gente. C'è stato un voto di protesta ad Avellino, un voto che chiaramente la dice lunga. La gente vuole che la città sia amministrata, vuole vivere bene in questa città, vuole che i giovani restino qui ad Avellino. Avellino non c'è più lavoro, bisogna creare delle opportunità di sviluppo. Bisogna fare in modo che Avellino ritorni ad essere il capoluogo di provincia come lo era negli anni 80 e negli anni 90. Si parlava addirittura di un predissesto. Ma io mi auguro di no, mi auguro che si possa trovare la soluzione. Tra le altre cose abbiamo delle buone figure, diciamo, che potrebbero dare una mano in tal senso. Poi chiaramente vanno trovate le risorse, insomma, va fatto un po' di recupero crediti, va aggiustato il bilancio. Ecco, come dicevi tu poc'anzi, la città versa in condizioni disastrose. A parte la disoccupazione, abbiamo ancora, dopo quasi oltre 30 anni dal sisma, ancora i prefabbricati pesanti. Situazione davvero drammatica, Pino. Sì, e io l'ho detto in campagna elettorale, Avellino ha bisogno di un piano, di un nuovo piano di edilizia economica e popolare. Avellino ci vogliono 1.000 case popolari, non c'è niente da fare. Quindi attraverso dei finanziamenti che l'Europa pure eroga attraverso la regione Campania, bisogna mettere in piano questo piano. Poi bisogna rilanciare il commercio, sempre con i fondi europei. Bisogna lavorare in tal senso, utilizzare queste risorse che in questi anni non sono state utilizzate, sperando che non tornino a Bruxelles. Quindi il messaggio che si vuole dare è non facciamo la guerra, caso dire facciamo l'amore, ma in questo caso facciamo amministrazione, lavoriamo tutti insieme in sinergia. Sì, la campagna elettorale è finita, ora tutte le forze politiche sono scese in campo, devono dare il proprio contributo, ognuno naturalmente dalla propria posizione, anche se io credo che questa amministrazione non durerà molto, perché per come è venuta fuori dalle elezioni il quadro, quando scomposto, la famosa Anna Rabazzoppa, non credo che garantirà un governo lungo alla città. Io credo che bisogna fare le cose necessarie che servono subito, ma poi si tornerà al voto sicuramente.